Iniziamo, benvenuti. Questa sera farò anche da conduttore, no? Cercherò di fare da regista, conduttore, un po' di tutto. Quindi benvenuto, grazie ambasciatore di essere qui con noi, di aver accolto il nostro invito. E le racconto brevemente da come nasce quello che stiamo vivendo. Tutto è merito dell'avvocato Scuglia. Io non ho avuto il piacere di conoscere suo padre e di questo ne sono rammaricato e anche un po' arrabbiato con l'avvocato Scuglia, perché non mi ha onorato della farmi conoscere suo padre. So che suo padre amava molto Tropea, ci veniva spesso, era alla ricerca delle radici, delle origini. Adesso mi ha fatto vedere una testimonianza di questo suo lavoro meticoloso nella ricostruzione dell'albero genealogico. Quindi grazie all'avvocato Scuglia ho conosciuto suo padre, mi ha offerto dei documenti anche non proprio recenti, quindi un ricordo del sindaco dell'epoca, Gaetano Vallone, peraltro mio zio, a Santa Maria del Mela, in un'occasione dove suo padre ci tenne a che la città di Tropea fosse presente a testimoniare, proprio a testimonianza del legame che c'era tra la famiglia Fulci e la città. Quindi ho letto quel ricordo, che in quell'occasione fu partecipato dall'allora sindaco alla città, al sindaco e quindi a suo papà. E la cosa, quindi già il ritratto che mi fece in quell'occasione, quindi è la proposta avanzata dall'avvocato Scuglia di conferimento della cittadinanza onore a suo padre, arricchita quindi da una descrizione dell'uomo e del valore dell'uomo, è stata poi, diciamo, coronata, per quanto mi riguarda e mi ha questo profondamente emozionato, dalla lettera di commiato dell'ambasciatore Ettore Segui. Veramente commovente, là si è capito quanto il compianto Francesco Palafulci abbia seminato bene durante la propria esperienza professionale. Ci sono dei passaggi in quella lettera che a breve avrete modo di sentire, perché nel discorso che il dottore Segui ha inviato riprende il contenuto di quel ricordo che è stato riportato dal Corriere della Sera, che hanno molta affinità con l'Italia, sicuramente con l'Italia, ma soprattutto con noi calabresi. Noi calabresi siamo bravi nell'autoflagellarci, ci diamo spesso per vinti e quindi diciamo non crediamo molto in noi stessi. E in quel ritratto tracciato dall'ambasciatore Segui emerge tutta la voglia di un italiano di imporsi in consessi importanti come l'ONU piuttosto che la NATO, per dimostrare come l'Italia non è seconda a nessuno, come l'Italia è in grado di dire la propria, e come peraltro è stato fatto in modo egregio per, ho letto, 27 occasioni consecutive. In Calabria siamo molto bravi in questo, nell'autoflagellarci, nel pensare che nulla si può fare, che non si può riuscire a ottenere risultati importanti. Troppo è forse uno di quegli esempi che vanno contro tendenza. Io sono molto orgoglioso di quello che sono riuscito a fare. E poi ho notato anche accenni ad alcuni valori ai quali tengo moltissimo, e quella cosa mi ha colpito molto. Per esempio si fa riferimento alla perseveranza, che peraltro è un valore che a me è particolarmente caro, ma a tutti i tropeani, perché è racchiuso nell'ultima strofa della novena alla Madonna di Romania, quindi è considerato il, se mi aiuta Don Ignazio, qui è la corona di tutti i doni, quindi è effettivamente una virtù senza la quale forse si riesce a combinare poco o nulla, e io lo vedo quotidianamente. Quindi concludo e lascio la parola a
agli storici che quindi entreranno nel vivo di quella che è stata la storia della famiglia Fulci in queste latitudini, ringraziando gli intervenuti, ringraziando il dottore Sequi per la splendida testimonianza che ci ha fatto giungere, che ovviamente avrete modo di ascoltare ed apprezzare, e buona serata. Adesso il compito, scusatemi, avevo dimenticato di essere anche il conduttore, quindi a voi adesso la parola, e ci racconterete. Ecco, si sente. Intanto voglio salutare i presenti, la famiglia Fulci, e ringraziare l'avvocato Scrulli che mi ha invitato a... Sì, si sente meglio? Sì. L'avvocato Scrulli che mi ha invitato a presentare questa relazione, che servirà un po' a contestualizzare l'argomento che si è scelto per questo piccolo convegno che precede poi la cerimonia vera e propria. E come vedete dal titolo sullo sfondo, vi parlerò di questa sventata congiura antispagnola di Tommaso Campanella delle città calabresi alla fine del Cinquecento. E vorrei iniziare con un ricordo personale dell'ambasciatore Francesco Paolo Fulci, che io ho ricevuto molti anni fa insieme a Don Ignazio Toraldo all'archivio storico diocesano di Tropea, dove lui iniziò le sue ricerche sulla famiglia, sugli antenati tropeani. E poi, a distanza di molti anni, lui mi mandava dei documenti, tra cui uno che forse non so se avrò il tempo di ricordare alla fine, un antico documento di metà Cinquecento sui più antichi personaggi di questa famiglia che si ritrovavano già a quell'epoca a Tropea. E questo lo ricordo perché testimonia di un senso di identità che lui ha mantenuto con questa cittadina, con queste sue radici tropeane, e che nel tempo si è sempre interessato attraverso queste sue ricerche. E parliamo della congiura di Campanella perché dentro questo episodio così particolare nella storia calabrese fu coinvolto un antenato della famiglia Fulci, Fabio Fulci, Fulci o Furci, il cognome aveva le oscillazioni nei documenti già qui a Tropea nel Cinquecento, poi si è affermata la forma Fulci. È un tema complesso questo della congiura di Campanella, un tema molto dibattuto dalla storiografia sul Mezzogiorno d'Italia, un tema controverso, e questo già si nota dalla oscillazione dei termini che sono stati volta a volta utilizzati per descrivere questo episodio. Questo a voler indicare una lettura mai definitiva degli eventi di quello che in effetti non può essere definito di più, almeno questa è la mia personale opinione, che è un caso giudiziario. Noi in effetti di questa congiura abbiamo il caso giudiziario, abbiamo un processo, abbiamo delle condanne, una persecuzione preventiva, ma la congiura da cui sarebbe dovuto derivare un moto non ha prodotto nessun moto, perché la congiura è stata sventata prima che entrasse in azione. E quindi margini, a mio modo di vedere, non del tutto chiari. Il termine congiura è stato usato negli studi più datati, poi si è passato man mano a parlare di rivolta e più in particolare di rivolta politica. Questo è il titolo, ad esempio, io vi mando delle immagini di testi che si occupano sia del processo di Campanella, ma sia in particolare dell'episodio della congiura campanelliana. E l'ultimo degli studi più organici su questo argomento è questo libro di Giovanni Brancaccio, Compianto
mio professore del collegio dottorale, che è morto alcuni anni fa, che ha scritto, pubblicato nel 2019, questa che è una sintesi di tutta la storiografia sul tema, ma con l'aggiunta di una nuova documentazione che proviene dall'archivo General de Simancas, quindi fonti spagnole, ma anche fonti nuove sulla congiura. E quindi Calabria Ribelle, Tommaso Campanella è la rivolta politica del 1599. La rivolta che di Campanella porta il nome, questo a volerne indicare non solo l'ideologo ma anche il leader, l'attivo organizzatore, non entrò in azione, come dicevo poco fa. Quindi il termine congiura è il più indicato per definire questo evento. La segretezza, la rete organizzativa a base prevalentemente cittadina, il protagonismo della campagna, ma di una campagna che è popolata non tanto da contadini ma da nobili fuggiaschi dalle città perché sono perseguitati dalla giustizia. Sono i tratti principali che nell'insieme delineano una congiura che si proponeva di fare scoppiare un moto che poi non si è verificato in seguito alle delazioni e poi alla macchina repressiva, la macchina poliziesca che subito entra in azione, in particolare alla Regia Udienza Provinciale, che era il governo della provincia del tempo, il tribunale, sede del tribunale di seconda istanza della provincia, col suo governatore Don Alonso de Roxas e l'avvocato fiscale Don Luis de Xarava del Castillo, famigerato perché fu lui ad arrestare e poi a processare sommariamente i congiurati, il primo tra l'altro a interrogare lo stesso Campanella. E quindi si muovono le autorità di vertice del governo spagnolo, tanto in provincia quanto a Napoli. Il viceré, lo diremo poi, manda come vicario generale con pieni poteri un feudatario che aveva in Calabria i suoi feudi, Don Carlo Spinelli, il quale poi con due compagnie di soldati spagnoli razzia tutte e due le province di Calabria, portando, secondo qualche relazione, addirittura 2.000 persone arrestate. Ecco, quindi finalità di questo modo che certamente possiamo definire politiche, dal momento che l'intera rete cospirativa si proponeva di mobilitare ingenti masse di uomini con l'obiettivo di occupare l'intero territorio della provincia, la Calabria divisa in epoca spagnola in due province, quella catanzarese che però inglobava anche Reggio, la Calabria ulteriore, e poi la Calabria cosentina che era chiamata la Calabria citeriore. Probabilmente il progetto era di occupare anche la parte cosentina della regione con capitale Cosenza, a partire però dalla occupazione di Catanzaro, che era la sede del governo provinciale. Quindi puntavano a colpire i centri del potere politico. È un moto che quindi politico, ma che definiamo antispagnolo, e Rosario Villari ha per primo teorizzato il fatto che questo episodio calabrese inaugura poi quella che è la stagione tipicamente seicentesca delle rivolte antispagnole, da Masaniello a Palermo, poi quelle della Catalogna e del Portogallo, che si collocano negli anni 40 del Seicento. Ma qualche storico non è d'accordo con lui, dice no, l'episodio calabrese va contestualizzato, Aurelio Musi ha un'opinione diversa. Comunque è chiaro il proposito comune alle forze congiurate di espellere i governanti e le milizie spagnole dalla Calabria. Infine, non è un fatto da trascurare, è una congiura che non solo assomma l'accusa di Stato, di reità di Stato, quindi un processo, un'imputazione di Stato di cui si occupa la giustizia regia, ma è una congiura che viene definita ereticale e per cui materia anche del Sant'Uffizio dell'Inquisizione, a cominciare da Campanella. Ecco, fatta questa premessa, quindi vediamo una ricostruzione anche veloce dei fatti del 1599 e
delle principali interpretazioni che la storiografia ha espresso su questi fatti, per poi soffermarci brevemente su quelli che secondo me sono gli elementi costitutivi, gli ingredienti ideali e materiali di questa congiura antispagnola calabrese. Campanella, lo sappiamo, arriva in Calabria nell'estate del 1598, un anno prima dello scoppio, della scoperta di questa congiura. Ha già subito 4 processi di eresia con torture, gli ultimi due sono i processi che gli sono a cui viene sottoposto dal Sant'Uffizio della Repubblica di Venezia e poi dal Sant'Uffizio romano che fa trasferire quasi segretamente gli atti a Roma per evitare le lungaggini nei rapporti con la Repubblica di Venezia. E in quest'ultimo processo romano Campanella viene condannato, fortemente sospettato di eresia, siamo nel 1598, gli viene proibito di diffondere e pubblicare tutte le sue opere, gli viene proibita la predicazione, la confessione, quindi delle limitazioni nell'esercizio del suo ministero e viene confinato in Calabria a Stilo, nel conventino della sua città d'origine, Santa Maria di Gesù. Lui malvolentieri fa questo viaggio verso la Calabria, si ferma alcuni mesi a Napoli, dove c'è il suo protettore Mario del Tufo, nobile marchese di Lavello, insomma una figura importante dell'aristocrazia napoletana. Lui nel 91 era stato precettore dei figli di questo nobile napoletano, che era poi tra l'altro fratello del vescovo di Mileto, Marcantonio del Tufo, di cui parleremo dopo. Quindi lui riesce a difendersi bene in questi primi processi, grazie alla sua la sua brillante capacità dialettica, ma è sempre fortemente sospettato di eresia. Per la giustizia ecclesiastica lui è lapsus, questo è il termine, cioè colui che viene accusato di eresia e perdonato in seguito ad abiura, cosa che Campanella fa, e però è anche relapsus, perché il quarto processo lo vede ricadere per l'ennesima volta in un caso di eresia, quindi relapsus vuol dire colui che è recidivo nella colpa di eresia, e quindi è in una situazione pericolosissima Campanella. C'ha l'Inquisizione col fiato sul collo che lo segue e quindi lo manda a Stilo. Il confino calabrese quindi è per l'autorità ecclesiastica insieme una punizione del reo, ma anche una misura di sicurezza pubblica per allontanare dalla scena dei grandi centri culturali italiani un filosofo e un teologo risultato pericoloso per le sue dottrine antiaristoteliche, neopitagoriche, neoplatoniche e vicine al magismo per la sua teorizzazione di una religione astrale. L'astrologia, il profetismo, il magismo, il cabalismo sono pratiche di pensiero diffuse tra gli intellettuali del Rinascimento, specie tra i medici e filosofi e matematici, e la Chiesa assieme allo Stato in un secondo Cinquecento che vede dilagare in tutta l'Italia centro-meridionale il macroscopico fenomeno del banditismo nelle campagne, insieme a una sempre più diffusa rivolta contadina contro la rendita signorile e feudale, sia laica che ecclesiastica, teme la Chiesa, insieme allo Stato, che il profetismo di certi religiosi possa agganciare la protesta sociale nelle campagne. Un timore tanto concreto, erano in questi anni numerose le denunce dei vescovi, anche dei vescovi calabresi, che i contadini rifiutavano di pagare le rendite o i canoni d'affitto. Teme quindi la Chiesa che questo aggancio tra la predicazione profetica e il malcontento delle campagne, tanto che la Santa Sede nel 1585 stringe accordi col viceré di Napoli, Conte di Ossuna, in materia di polizia delle campagne. E insieme Chiesa e Stato spagnolo a Napoli proprio pubblicano un elenco di categorie di criminali delle campagne, con un elenco molto folto di personaggi, e si elencano eretici,
ribelli, falsari, raptori, violatori della pace, latroni, assassini, omicidiari, rompitori di strade. Come vedete, i criminali della campagna però sono assimilati agli eretici. Quindi il tratto, diciamo, di unione nella pericolosità giustifica questa alleanza tra trono e altare nello stroncare i movimenti nelle campagne. Tant'è che in quest'epoca commissari nominati dal nunzio apostolico a Napoli vanno in Calabria, nelle province napoletane, e si uniscono nella caccia ai banditi ai governatori reggi delle province. Quindi c'è proprio una sinergia sul campo tra autorità religiosa e civile volta a estirpare il brigantaggio. Sono gli anni 80, dagli Abruzzi alla campagna romana imperversano le bande del famigerato brigante Marco Sciarra, fino a che nel 1590 il viceré di Napoli incarica quel personaggio che abbiamo ricordato prima, Carlo Spinelli, che alla testa di truppe muove per sgominare le bande di Marco Sciarra, che era diventata una peste pubblica non solo nello Stato napoletano ma anche nello Stato pontificio. 1586-1590. E questo clima spiega nel 1586 la preoccupazione di Papa Sisto V, che emana in quest'anno la bolla di condanna ufficiale dell'astrologia e di tutte le pratiche connesse. Quindi è molto chiaro, diciamo, la preoccupazione che un personaggio come Campanella poteva suscitare. E questo rispetto a una figura del contadino, specie dei contadini delle regioni più montuose, più inaccessibili, degli Abruzzi, ma anche delle Calabrie o della Basilicata, contadino che era esposto ai richiami del profetismo millenaristico e astrologico e alle suggestioni della magia. Gli stessi contadini praticavano forme di magia protettiva contro una precarietà dell'esistenza, precarietà che era la condizione naturale dei contadini. E nelle stesse campagne di Stilo noi troviamo una cugina di Campanella, chiamata Emilia, che svolgeva pratiche di magia protettiva ed era nota per le sue doti predittive, prediceva il futuro, una sorta di magara, questo era il termine che nelle nostre campagne calabresi si usava per definire queste figure di donne, di fattucchiere che praticavano la magia protettiva. A Nicotera, ancora negli ultimi anni, fino agli anni 70 del Novecento, c'era una magara, ma come a Nicastro e in altri. Quindi questo, diciamo, elemento della cultura contadina è rimasto vivo fino al secolo scorso, non so se adesso ancora, ma certamente fino al secolo scorso. Campanella, nonostante le persecuzioni avute dal suo stesso ordine e dall'Inquisizione, era comunque un uomo molto stimato negli ambienti cortigiani e curiali per le sue doti dialettiche e le sue qualità umane. Arriva in Calabria, diciamo, come una punizione avuta nel quarto processo, arriva in Calabria nel luglio 1598 a Nicastro, prima tappa calabrese, dove viene ospitato nel convento domenicano dell'Annunziata. Accolto dal priore del convento, suo caro amico Dionisio Ponzio, esponente di una nobile famiglia calabrese, che poi sarà tra i principali suoi collaboratori in questa congiura. E che cosa succede a Nicastro? È in atto, e questo è un altro elemento tipico della Calabria del tempo, una lotta giurisdizionale, cioè una lotta tra l'autorità ecclesiastica, il vescovo della città, e le autorità laiche. Il governo municipale, il vescovo che si chiamava Pietro Francesco Montorio, di origine romana, aveva scomunicato il sindaco di Nicastro, il governo municipale, aveva addirittura, Nicastro era feudo della famiglia Caraccio, aveva anche scomunicato gli agenti feudali e tutta la città. Come sapete, in questi casi la città legava le campane delle chiese, messe, esercizi religiosi interdetti, quindi, e il vescovo era partito per Roma presso il Papa per cercare sostegno nella sua battaglia. Qual era l'argomento di questa guerra giurisdizionale? La rivendicata esenzione da parte del vescovo, della mensa vescovile di Nicastro,
della fida sui pascoli. La fida era un diritto feudale sui pascoli, il territorio di Castro era ricco di pascoli, e quindi il vescovo pretendeva che il feudatario non tassasse i pascoli che erano utilizzati dai cosiddetti chierici o diaconi selvaggi, cioè una categoria di chierici che non aveva gli ordini superiori ma che svolgeva mansioni al servizio della Chiesa. Quindi questioni molto particolari legate alla giurisdizione ecclesiastica. Campanella viene richiesto di fare da mediatore, e quindi nonostante fosse un sospettato di eresia, questo dimostra come la sua fama fosse grande, la sua stima riconosciuta. E questi episodi si erano già avuti appena 3 anni prima. Il vescovo di Mileto, Marcantonio del Tufo, aveva addirittura scomunicato gli ufficiali della provincia, l'avvocato fiscale dell'udienza di Catanzaro, questo Luis de Xarava, che anche lui aveva assediato un monastero per tirare fuori un reo di banditismo. Insomma, come sapete, i conventi e le chiese erano per diritto d'asilo luoghi immuni, quindi la giustizia laica non poteva arrestare chi si rifugiava dentro, che ricadeva sotto la protezione ecclesiastica. Quindi altro motivo che aveva opposto la Chiesa di Mileto, con relativa scomunica dei governatori, dei ministri spagnoli della provincia di Catanzaro. Anche Tropea aveva questi problemi. La questione dei chierici o diaconi selvaggi, che abbiamo parlato, ma il vescovo di Tropea rivendicava diritti feudali su alcune terre della mensa vescovile con relative famiglie dei coloni che ci abitavano, i cosiddetti vassalli della mensa vescovile, che il vescovo pretendeva fossero esentati dalle tasse fiscali dovute allo Stato. E quindi anche qui questioni scomuniche dei sindaci della città, guerre contro, insomma, le autorità provinciali, non da ultimo anche la questione del diritto d'asilo. E per di più, ecco, ovviamente questi chierici poi abusavano dei diritti, perché pretendevano di esentare anche le proprie famiglie, non solo la propria persona. Questo quindi uno degli scenari della Calabria che accoglie Campanella. Tra l'altro è da ricordare, vabbè, questo lo tralascio perché se no andiamo troppo per lui. Finalmente arriva Stilo, tappa definitiva del suo viaggio. Siamo nell'agosto del 1798 nel conventino di Santa Maria di Gesù. Qui trova un'altra situazione di conflittualità, stavolta interna all'amministrazione cittadina. Due famiglie della nobiltà di Stilo, i Carnovali e i Contestabili, si fanno una guerra, una faida, legata non solo alla difesa degli interessi privati, ma anche legata alla difesa degli interessi pubblici. Queste due famiglie gestiscono in via quasi oligarchica l'amministrazione pubblica, l'appalto delle gabelle cittadine, che erano le imposte indirette sui consumi dei generi di prima necessità, e quindi faida da queste famiglie. Stavolta è un uditore dell'udienza di Catanzaro a richiedere Campanella della mediazione. Quindi tentare di trattare la pace tra queste famiglie. E anche questo era un tema ricorrente nella realtà delle città calabresi del tempo. Troviamo faide a Reggio tra i Monsolino e i Melissari, altre famiglie della nobiltà cittadina, a Catanzaro, a Cosenza, a Crotone, anche a Tropea, ma diciamo meno strutturate. Qual era la caratteristica di queste faide o guerre di fazione? C'era una famiglia principale che però raccoglieva intorno le famiglie dei cognati, dei parenti, i cosiddetti parenti spirituali, famiglie satelliti che comunque rientravano nella parentela, nell'alleanza del ceppo principale. E queste famiglie si scontravano in maniera alternata, compiendo dei delitti a danno una dell'altra, delitti che venivano compiuti in pieno giorno sul sagrato di una chiesa, in una piazza pubblica, proprio perché la faida obbediva al codice dell'onore, della vendetta, che nel sangue doveva riscattare l'onore offeso della famiglia. Quindi il delitto deve essere erga omnes,
fermo restando che poi gli assassini immediatamente scappavano e sparivano, però l'omicidio era compiuto non di notte segretamente, ma platealmente, ad esempio sui gradini di una chiesa all'uscita della messa o nella principale via della città. E poi le tregue, che a un certo punto venivano stipulate, fungevano più che da pace definitiva, da una tregua nel conflitto, conflitti che duravano per generazioni a volte. E la tregua era siglata con un capitolato di pace di fronte ad un notaio. E di questo viene appunto richiesto campanella, la garanzia del trattato di pace, la cosiddetta pleggeria de non offendendo, cioè una famiglia attraverso i suoi capi che andavano a trattare il capitolato di pace offriva all'altra la garanzia di non offenderli più ricevendo in cambio la stessa garanzia. Quindi questa era la cosiddetta pleggeria de non offendendo. Ecco, quindi Campanella viene intromesso da subito in una situazione conflittuale a stilo già in atto al suo arrivo, che costituisce un terreno fertile che però la nuova presenza del frate, profeta e astrologo fa precipitare nella direzione di un moto di rivolta. E quindi andiamo al come Rosario Villari definisce questa congiura campanelliana. Lui parla di sorprendente tentativo, quello campanelliano, di racchiudere in un disegno politico unitario quelle che erano le spinte eversive che nascevano dalla crisi sociale, spirituale e politica del periodo. Il motivo unitario che era stato latente nelle diverse forme di ribellismo rurale già manifestatesi, il brigantaggio, le rivolte urbane, la rivolta dei massari contro la rendita, appariva in questo caso della congiura campanelliana per la prima volta manifesto ed esplicitamente dichiarato. Qual era questo motivo unitario? Era un motivo unitario e politico, quello della mutazione di Stato che scacciasse gli spagnoli e portasse il Regno di Napoli a una nuova libertà e indipendenza. Un obiettivo che in quella congiuntura poteva unire le rivendicazioni di alcuni gruppi aristocratici riottosi, le volontà eversive dei ceti popolari e contadini, i programmi libertini e razionalistici di alcune frange della cultura urbana e di alcuni ambienti monastici, le aspirazioni alla riforma radicale della Chiesa, l'esasperato curialismo dei vescovi calabresi. Cioè Villari dice tutti quelli che erano i fermenti in atto di una società che per un verso o nell'altro rifiutava un buon rapporto con la legge, con il governo spagnolo, i nobili irrequieti, i vescovi che facevano le lotte giurisdizionali, i contadini, i banditi nelle campagne, eccetera. Tutto questo trova nella presenza di Campanella, nel suo messaggio profetico, un elemento unificatore. E questa è la lettura che per primo Villari, grande storico napoletano, dà della congiura di Campanella. Questi sono due dei più noti lavori di Villari, questo è l'ultimo che lui pubblicò prima di morire, dove si parla della congiura di Campanella, ma in una visione di lungo periodo sul ribellismo politico nel Regno di Napoli. La conferma di questa lettura si trova in una frase che cita lo stesso Campanella nel suo primo interrogatorio quando viene arrestato, la cosiddetta dichiarazione di Castelvetere, 10 settembre 1599. Campanella racconta un episodio. Lui si trova ancora a Napoli alla presenza di un grosso feudatario calabrese, il principe di Bisignano Nicola Bernardino Sanseverino, che come sapete è uno dei nobili più indebitati della Calabria, tant'è che il suo patrimonio feudale verrà confiscato dallo Stato spagnolo, e quindi una persona che con la Spagna in questo momento non aveva grandi simpatie. E allora Campanella, che si trova a casa sua in presenza di un amico che si chiamava Cortese, un altro astrologo napoletano, di fronte a questo feudatario triste, diciamo così, scontento del governo spagnolo, gli dice: sta allegro che gli astrologi aspettano mutazione e la mutazione fa per gli uomini malcontenti. E quindi questa espressione, diciamo, sinteticamente
dà ragione alla lettura di Campanella, cioè è quella moto che mette assieme tutti i malcontenti di questo preciso momento storico. Velocemente sulla predicazione e profetismo di Campanella. Campanella comincia, arrivato a Stila, a predicare, a predire attraverso i segni astrali che lui cerca di interpretare, la cometa, l'inondazione del Tevere a Roma, ci sono stati anche in Calabria dei terremoti, ma anche sulla base degli studi di astrologia che lui ha condotto fin dai primi anni dell'ingresso nell'ordine, è entrato nell'ordine domenicani a 15 anni e cita i vari astrologi, Giulio Cortese, Nicola Antonio Stigliola, anche Della Porta, che sono napoletani, ma anche lo studio di opere di astronomi e matematici umanisti europei, il boemo Cipriano Leovic, il ferrarese Antonio Arquato, l'abate Ubertino di Otranto, che nelle loro opere predicevano il mutamento delle cose magne. Nel linguaggio degli astrologi, il mutamento delle cose magne riguardava il mutamento nell'assetto politico della comunità degli uomini, quindi i segni che lui vede a Stilo prima di arrivare in Calabria lo convincono, sulla scorta di queste teorie, dell'imminenza di un grande mutamento delle cose magne, cioè dell'assetto politico e quindi della monarchia di Spagna, che secondo lui doveva avvenire nell'anno 1600. Qui cita le autorità bibliche, i testi biblici, Platone, il quale dice che nella Repubblica, per esempio, la somma del 9 col 7 era segno di rivolgimento nelle cose politiche. Quindi 1600 è un anno che somma il 9 col 7. Insomma, nelle sue prediche che tiene a Stilo, in particolare lui lo dice nella festa della purificazione della Vergine, il 2 febbraio 1599, lui dice tutte queste cose. Ed è ascoltato da nobili, da contadini, insomma, e l'impressione che suscita noi la notiamo perché da quel momento vanno a trovarlo in convento Marcantonio Contestabile, Maurizio De Rinaldi, cioè personaggi coinvolti nella faida di cui abbiamo parlato, ma ognuno dei quali aveva problemi con la giustizia. Per esempio Maurizio De Rinaldi va in convento e dice: ma mi puoi fare da mediatore col governatore di Stilo, perché io sono contumace, sono praticamente bandito, però voglio comprare la mia libertà. Campanella gli dice: sì, ho parlato, ma non bastano neanche 300 ducati. E allora Maurizio Rinaldi dice: sai che ti dico, io ho 200 compagni e la mia scopetta, e quindi mi conquisterò con le armi la libertà. E passa a chiedergli, dice: ma questa mutazione come viene, con chi ne hai parlato, insomma. Poi arriva Marcantonio Contestabile, un altro condannato in contumacia, che era addirittura rifugiato nell'asilo del convento di Campanella. Un giorno entra nella cella di Campanella, che aveva appeso alla parete, tra gli altri ritratti, un'immagine di Filippo III, re di Spagna. Ricordiamo che Filippo II era morto nel 1598, appena quell'anno, e quindi che cosa fa? Marcantonio Contestabile prende l'immagine del re, la butta a terra, la pesta sotto i piedi e dice: guarda un po', noi dobbiamo essere governati dal re degli uccelli, per dire, cioè, morto il re e siamo governati da uno sbarbatello. Insomma, questo dimostra tutti i sentimenti antispagnoli che nobili, patrizi di una città importante, Stilo era città reggia, salvo qualche periodo, quindi questi erano gli atteggiamenti. In più dice: peccato che quando è morto il re dei due mondi, Filippo II, come suo padre l'ha chiamato il re dei due mondi, perché signoreggiava sull'Europa, sulle Americhe e anche su qualche terra asiatica, Filippo conquista le Filippine, ebbene è morto il re dei due mondi, ma peccato che non sono venuti i turchi o i francesi a conquistare Napoli, perché stavamo meglio che sotto gli spagnoli. Insomma, questi erano i discorsi che facevano a Campanella questi personaggi. Ma tutti chiedevano della mutazione. Dei riscontri celesti abbiamo parlato. Ecco, da questa fase il racconto delle testimonianze processali prosegue con gli spostamenti di questi congiurati o potenziali congiurati. Allora si parla di Campanella che va ad Arena, feudo del marchese Concublé. Questa era una famiglia che spesso puntava le mani su Stilo, voleva impossessarsi di Stilo, questa famiglia,
terribile Baroni, che aveva nel servizio delle bande che attaccano Stilo. Nel 1648 le bande del Marchese d'Arena mettono Stilo a ferro e fuoco, uccidono i sindaci e mettono le teste sulle picche, insomma cose. E Campanella va dal Marchese d'Arena, che gli chiede gli affida qualche incarico, qualche favore, e lì incontra dei personaggi: Giambattista Cortese da Pizzoli, un frate domenicano; arriva Claudio Crispo, probabilmente da Monteleone, cognome della nobiltà vibonese, Crispo, e lo pregano di venire a Pizzoni, dove vogliono parlare della mutazione. E per strada, dice Campanella, ogni villano sentiva lamentarsi contro il malgoverno spagnolo. Ancora poi il convegno a Davoli, dove lo chiama invece Maurizio De Rinaldis, il quale si era spinto ancora oltre. Era andato a contattare la flotta turca di Amurat Rais. La flotta turca in questo periodo, ma non era una novità, stazionava nelle acque del Golfo di Squillace, aveva anche fatto un'incursione a Roccella, andava a Capostilo a raccogliere l'acqua, a fare la cosiddetta acquata. Qui avete una cartina dei consueti itinerari dove i turchi, immaginate, le flotte turche stavano in mare per mesi, quindi avevano necessità di rifornirsi di acqua principalmente, oltre che di, quindi facevano razzie lungo le coste calabresi e non solo, ma queste erano le isole, quelle segnate con le stelline in questa carta, dove i turchi erano soliti fare l'acquata, cioè andare a terra per rifornirsi d'acqua. E lo fanno anche a Stilo. Ecco, questi contatti con la costa dimostrano anche che c'erano delle forme di spionaggio tra calabresi che evidentemente commerciavano col nemico in qualche modo. Maurizio De Rinaldis riesce a contattare la flotta, va sulle navi di Amurat e tratta con lui un capitolato in vista della ribellione. Allora cosa stabilisce con i turchi? Dice: i turchi non devono prendere dominio in Calabria, però garantiscono la loro presenza delle navi come deterrente all'arrivo di una flotta spagnola contro i congiurati. E poi la richiesta successiva, una volta che la Calabria diventa uno Stato indipendente dalla Spagna, i turchi nient'altro vogliono che di commerciare col Regno di Napoli. Quindi questi erano i termini dell'intesa di un nobile ricercato calabrese che va a trattare col nemico. Questo tema della fuga ai turchi, non vi meravigliate, era un fatto consueto. Chi non sopportava il giogo delle tasse spagnole, ce ne furono molti, diventarono rinnegati, cioè passarono dalla parte dei turchi. Uno dei contestabili, questo Marcantonio, dice tante volte ho pensato di passare in Turchia perché penso di capirmi meglio con i turchi che con gli spagnoli. Insomma, quindi Campanella nella sua difesa dice: no, io ho rimproverato Rinaldis, perché gli dice: ricordati che i turchi sono spergiuri, poi si rimangiano. Infatti cita l'episodio di Marcantonio Bragadin, che nella presa di Cipro contro i turchi aveva trattato la capitolazione ottenendo di aver salva la vita con tutta la guarnigione veneziana, invece poi i turchi lo scorticano vivo, lo appendono al pennone di una nave, insomma con uno supplizio orribile. E quindi Campanella dice: hai fatto male, perché devi ricordarti la mala fede dei turchi. Ma da questi piccoli centri i congiurati passano alle grandi città. Maurizio De Rinaldis va a Catanzaro, predica il nome di Campanella, qui non è chiaro il ruolo attivo di Campanella, l'avvento di questa mutazione di Stato, e intanto intesse relazioni con altri congiurati, i nobili Giovan Tommaso di Francia, Paolo e Muzio di Cordoba. Tra l'altro a Tropea c'era una famiglia di Cordoba, Giuseppe di Cordoba, quindi probabile contatto con i congiurati di Tropea, ma è solo un'ipotesi. E così si nominano nobili di Reggio, che hanno al seguito dei banditi, famiglie di Cosenza, gli Stocco, insomma, quindi la congiura ha addentellati nelle grandi città della Calabria. Il progetto è di entrare a Catanzaro e occupare il capoluogo come prima mossa dei congiurati. Ecco, questo non deve meravigliare, appunto, perché il fenomeno del fuoriuscitismo, tutti questi nobili che stiamo nominando sono dei contumaci, cioè
condannati dalla Regia Udienza, ma non si presentano al processo e quindi sono condannati in contumacia, sono fuoriusciti, devono darsi alla campagna, non possono vivere liberamente in una città perché verrebbero arrestati. E allora questo fuoriuscitismo prevede una rete di solidarietà, di appoggi, una sorta di network, di rete nella società contadina, ma anche nella società borghese. I fuoriusciti trovano, grazie al valore della parentela, del comparaggio, dell'amicizia solidale, una sorta di patto fiduciario vincolato dal sangue, dalla parentela spirituale, questi fuoriusciti trovavano sostegni, appoggi in ogni campagna, borgata, contado urbano. Quindi il sistema di valore della parentela animava non solo il mondo aristocratico ma anche il mondo contadino, e questo spiega la trasversalità sociale di certi fenomeni di devianza di gruppo. Quindi abbiamo visto emergere dal racconto processuale, che possiamo desumere dalle testimonianze, dagli interrogatori, i principali fattori della rivolta. Il banditismo, ne abbiamo parlato, che non è solo un banditismo contadino ma anche un banditismo nobiliare, lo abbiamo ricordato attraverso il fuoriuscitismo. Il fuoriuscitismo aveva all'origine l'ulteriore fenomeno della guerra tra fazioni, di cui pure abbiamo parlato, delle faide familiari. Altro aspetto estremo di queste forme di ribellismo era l'appello ai turchi, come fa Maurizio De Rinaldis, che è un altro topos di questi atteggiamenti di insofferenza e ribellismo sociale che si manifestavano in Calabria e nel Mezzogiorno. E abbiamo detto come il fenomeno dei rinnegati si collega a questo appello al turco. Tra l'altro questa intesa con i turchi che Maurizio De Rinaldis cerca di trattare, questo è molto importante, vuol dire che i calabresi hanno presenti il modello, quello più a livello più alto, dell'alleanza che il Regno di Francia dagli anni 30 del Cinquecento ha stretto con Solimano il Magnifico, col sultano dell'Impero Ottomano, in funzione antispagnola, antiasburgica, che era un'alleanza dapprima segreta, doveva, i francesi dovevano avere dai corsari turchi un appoggio e viceversa, i francesi dovevano fornire ai corsari barbareschi del Nord Africa munizioni, polveri, palle di cannone, artiglieria. Poi l'alleanza diventa palese perché le flotte turca e francese compiono assieme, a partire dagli anni 30, negli anni 40 e del 500, delle incursioni contro località dei domini spagnoli. Anche a Lipari abbiamo una terribile incursione con strage degli abitanti nella cattedrale di Lipari, sotto gli occhi attoniti dell'ambasciatore francese che è a bordo della galea turca e che tiene un diario, ma non può fare niente perché è alleato, si tratta del corsaro Barbarossa, uno dei più celebri. Insomma, quindi questi calabresi hanno presente i modelli della politica europea. Poi c'è il tema del declino della Spagna, su cui non mi soffermo, ma questo è un altro ingrediente della rivolta: la morte di Filippo II, la recente sconfitta dell'invencibile armada spagnola contro gli inglesi nel canale della Manica, insomma, ma questo era un altro tema. E vorrei però, prima di concludere, ricordare un altro elemento che riguarda, anche per arrivare a Tropea, prima di concludere, il polo culturale rappresentato dalle città. Ecco, questa congiura ha come base della sua rete organizzativa le città calabresi, non le campagne, le città. E quindi non è tanto un moto contadino, è un moto forse più nobiliare che contadino. Leggete i nomi dei congiurati, lo capite, nobiliare o borghese, che Tropea, che viene coinvolta, mostra tra gli arrestati nomi che possiamo ricondurre al ceto degli onorati. All'epoca la famiglia Fulci apparteneva agli onorati, non era stata ancora aggregata al patriziato, questo lo dirò velocemente. La biografia di Campanella mostra la sua frequentazione negli anni giovanili di alcuni circoli intellettuali calabresi, dove era praticato questo sapere
medico-filosofico con ampie aperture all'astrologia e alla magia. Ad esempio a San Giorgio Morgeto, feudo dei baroni Milano, tra l'altro non è un caso, il barone Milano aveva sposato la sorella del vescovo del Tufo di Mileto, del protettore di Campanella, quindi il cerchio si chiude anche in questo caso. Ebbene, a San Giorgio Morgeto si riuniva un cenacolo di nobili e medici dediti allo studio dei testi della medicina classica, Galeno, Ippocrate, della fisiologia, patologia, farmacologia, magia, cabbala, matematica applicata ai calcoli scatologici, tutte discipline ritenute utili nella cultura medica rinascimentale all'indagine speculativa sulla natura. In Calabria in particolare erano diffuse le dottrine di noti cabalisti ebrei. Isaac Luria, un mistico che aveva elaborato una teoria della storia tripartita in tre tempi, il suo discepolo Yahim Vital Calabrese, che pubblica un albero della vita e di cui circolavano in Calabria racconti onirici, le esperienze avute nei suoi sogni. In una di queste, che colpì Campanella, quella dell'imminente arrivo del Messia sulla terra. Un altro cenacolo di intellettuali era ad Altomonte, nella provincia cosentina. Nel 1588 vi fu Campanella, ne facevano parte gentiluomini, intellettuali e medici telesiani, tutti antiaristotelici, fra cui il medico di Castroville, Giovan Francesco Branca, il barone di Acqua Formosa, il giurista Paolo Gualtieri, un ebreo errante calabrese chiamato Abramo, che praticava l'arte divinatoria e la negromanzia, cioè l'evocazione dei morti per avere vaticini sul futuro, che predisse a Campanella che sarebbe diventato re. Questo impressionò molto Campanella. Ecco, alla luce di questo polo culturale rappresentato dai ceti colti delle realtà urbane, che sicuramente cooperò a far da cerniera alla rete cospirativa in diversi centri calabresi, si potrebbe spiegare il ruolo avuto da Tropea. Patria di celebri famiglie di medici, concludo con questo, non so se rubo qualche minuto ma sarò breve, patria di celebre famiglie di medici, tra i più noti Boiano, attivi nella rara tecnica della rinoplastica, i commerci, gli scianni, e così potrebbe anche spiegarsi il coinvolgimento della famiglia del giovane studente di filosofia e medicina Orazio Fulci, che aveva nel 1599 24 anni, nella persona anche del suo fratello Fabio. Qui lascerò poi questo schema genealogico della casa Fulci di Tropea proprio in questo periodo storico. Fabio Fulci, fratello del medico Orazio, aveva 22 anni all'epoca della congiura, però era un particolare, era fuoriuscito anche lui, contumace, era stato richiamato dal tribunale dell'udienza per motivi che non sappiamo, che lo aveva condannato senza che lui si fosse presentato, quindi era un fuoriuscito anche lui. Quindi anche questo collega lo stesso DNA di tutti i congiurati. I nomi degli arrestati alla città di Tropea, Fabio Furci, Scipione Loiacono, Cola Politi e qualche altro nome che ha origine dai Casali, ad esempio Marcello Barbieri, chiaramente identificabile nella provenienza da Zambrone, mostra come qui la propaganda cospirativa avesse fatto breccia solo nel ceto degli onorati, all'epoca nutrito di professionisti e di dottori, mentre i nobili, con solo qualche eccezione, spunta il nome di Alessandro Tranfo, figlio del duca di Sant'Agata, erano tradizionalmente filospagnoli. Il motivo è che a Tropea, come a Cosenza, il patto tra dominio e consenso, fondato sull'ampia autonomia di governo urbano garantita dal ceto nobile dal governo spagnolo in cambio di fedeltà, aveva solide basi in città come Tropea, Cosenza, e offriva quindi pochi motivi alla contestazione nobiliare. Questo spiegherebbe perché a Tropea la partecipazione dei congiurati fu del ceto onorato, ma pare assente la nobiltà di Tropea. Chiudo, ecco, potremmo citare una frase con cui Campanella sconfessa tutti i suoi accusatori, tutti questi arrestati, e dice:
Questa è la natura dei calabresi, dice che tutti credono di sgravarsi di ogni responsabilità deponendo assai più di quanto sappiano, tanto a carico dei nemici che degli amici. Sappiamo che la tesi di Campanella, che poi fu ripresa dai suoi discepoli, è quella che la congiura non è esistita, è una favola. C'è un testo che fu pubblicato da Vito Capialbi, lo vedete qua in una ristampa anastatica degli anni Ottanta, una narrazione della storia sopra cui fu appoggiata la favola della ribellione, in cui, questo è un testo manoscritto probabilmente dello stesso Campanella ma tramandato da un discepolo, in cui si dice che in realtà la congiura è una vendetta dei ministri dell'udienza contro la chiesa calabrese, vescovi e conventi, rei di averli scomunicati. Quindi è tutta una montatura e ecco, questo gli storici non lo condividono e giustificano la massa degli arresti. Certo, Furci e gli altri tropeani vengono cinti d'assedio nel convento di San Francesco di Paola dove si erano rifugiati. Il vescovo di Tropea, Monsignor Tommaso Calvo, cerca di fermare i soldati dell'udienza, dice no, questi sono sotto la mia giurisdizione, li processerò io, ma questi rompono le porte del convento, li arrestano, li portano a Monteleone, poi a Gerace, Spinelli che a Gerace li processa sommariamente. Sappiamo di Fabio Furci che viene torturato, la tortura era lo strumento che si usava nella procedura penale per estorcere le confessioni, torturato confessa, condannato a morte, viene caricato assieme a Rinaldis, agli altri tropeani, ad altri congiurati sulle galee che partono da Pizzo, arrivano al molo di Napoli. Una notte di novembre del 1599, appena arrivano sul molo, questi, compresi Fabio Furci, vengono giustiziati. E così, diciamo, si chiude la cosiddetta congiura di Campanella. Grazie, mi scuso se... Allora, buonasera, mi sentite? Molto bene. Dunque, mi avvicino anche con la sedia. E, ascoltando quello che ha detto Francesco, che io lo chiamo Francesco perché l'ho conosciuto, che era un giovanotto, quindi, ho imparato molte cose e mi è piaciuto quello che lui ha detto. E anche questo spunto conclusivo, che tra l'altro mi ha dato da pensare che forse il qui presente sindaco Macri ha qualche venatura dell'atteggiamento di Campanella, soprattutto per quanto riguarda la considerazione dei calabresi. Dico male? No. Vabbè. Io sono qui, noi siamo qui per ricordare oggi, per conferire a una persona che a me è stata cara, la cittadinanza onoraria di questa città. Due persone completamente diverse, me e l'ambasciatore Furci. L'ambasciatore era una persona dal carattere un po' difficile. Per quanto riguarda me, vi devo fare una confessione. Un giorno ero a passeggio con un'amica, non pensate male, un'amica, una buona amica, le dico, sai, io ho un brutto carattere. Lei mi dice, no Ludovico, poi che cosa avreste pensato? Che lei continuava dicendo, ma sì, vabbè, avrai qualche difettuccio, non ti preoccupare. Invece no, mi dice, no Ludovico, tu hai un carattere orribile. Molto bene. Allora, dopo qualche tempo, mi rivedo con Francesco Paolo Furci, gli dico, sai, noi di famiglia abbiamo dei caratteri un po' difficili. Lui mi fa, non ne parliamo. Quindi, però siamo diventati amici. E voglio usare questa parola perché un giorno mi sentii dire proprio da lui, l'amicizia vale più della parentela. E devo dire che sotto certi aspetti è vero. Oltretutto, la parentela che ci univa non era una parentela molto vicina. Però, sapete, nel sud la parentela si conserva. Qui c'è il professor Milirana, col quale io sono parente, perché le nostre bisnonne erano sorelle.
Il professor Miligrana è lo zio, uno degli zii, c'era anche Mariano Miligrana che era tuo zio, e c'era mio insomma, è doveroso che io lo ricordi, Luigi Lombardi Satriani, che era uno studioso di valore che ha illustrato l'Italia, non solo la Calabria, con la sua opera. Bene, grazie. Che cosa ci univa con l'ambasciatore Fulci? Ci univa il fatto che tutte e due avevamo interesse a ricostruire la storia della famiglia. Per quanto mi riguarda, questo interesse nasceva anche dal fatto di essere nato io a Roma e di avere in qualche modo perso le radici visibili. E quindi mi ha intrigato questo passato. E giorni fa, parlando al telefono con Luciano, dicevamo appunto, riferendoci a un suo libro, Tutti in nostra casa, che nello scavare nella memoria familiare ci sono degli aspetti di umanità che emergono e che sono importanti. Parlando oggi dei due fratelli, Fabio e Orazio Fulci, che sono vissuti qui a Tropea, io intendo proprio parlarvi non solo della loro umanità, ma anche dell'umanità che hanno a loro testimoniato i tropeani dell'epoca, perché i tropeani furono coinvolti in questa vicenda così assurda e così terribile di questo giovane che a 22 anni lascia la vita sul pennone dell'albero di Mestra di una delle quattro navi che ha portato questo carico. Quanti erano i prigionieri? No, in tutto. Quelli che sono partiti da qui, parecchi. Esatto, erano quattro galee e diciamo che quelli ritenuti probabilmente più pericolosi sono stati impiccati senza troppi complimenti. Quattro impiccati, due hanno fatto una morte ancora più atroce perché furono scortati, messi tra una coppia di navi, l'altra coppia di navi, uno, due, le navi sono partite. Qualcuno dice che fossero stati annegati preventivamente, non lo so. Che cosa fa pensare che Tropea vivesse questo dramma di questo giovane e anche possibilmente di Scipione lo Iacono, altro tropeano che ha condiviso la stessa sorte con lui? Quindi ben due morti Tropea si è caricata sulle spalle, senza volerlo, per disposizioni che sono venute, diciamo così, dall'alto. Un alto che poi uno tante volte si domanda, ma che cos'è quest'alto? Bah, non si sa bene. Ora, c'è un fatto, un episodio che è molto importante. I due fratelli avevano un altro fratello, più grande, che era canonico della cattedrale di Tropea. Dopo questo fatto, il canonico Gabrielli è un nome importante nella storia di Tropea, cede al canonico Fulci la prebenda di cui lui godeva. Che cosa pensate? Ma un gesto di solidarietà, un gesto dovuto forse anche al fatto che, essendo nella contingenza dell'arresto di Fabio e compagni, assente da Tropea il vescovo, fu il vicario del vescovo a trattare con Giulio Soldaniero e l'altro che si occupò della cattura di questi giovani che erano asserragliati dentro il convento di San Francesco, ma non riuscì ad ottenere partita vinta, perché appunto questi giovani vennero fatti prigionieri e invece d'essere destinati alle carceri del vescovo come si era pattuito, li mandarono alle carceri pubbliche. Io ci vedo anche dietro questo fratello, no? Fratello più grande, lo immagino uno un po' anche così, no? Quelli, la
sacerdote che, insomma, ben piazzato, che si dispera per il fratello, e tira per la giacca, per la tonaca, il vicario del vescovo, dicendo: facciamo qualcosa, salva mio fratello. Io vedo così la scena. E l'altro fratello che fa? L'altro fratello, già nell'ottobre, quindi prima che Fabio venisse impiccato, lascia Tropea e va in Sicilia. Che va a fare in Sicilia? Paolo ed io ce lo siamo domandato più volte: ma che sarà andato a fare? Perché in Sicilia? È scappato. Sì, certo, sarà scappato. Ma poi come mai in Sicilia lui ha trovato il modo di accomodare tutte le sue cose, in qualche modo anche sfruttando, come abbiamo scoperto successivamente, la solidarietà e l'aiuto molto probabilmente proprio del vescovo Tommaso Calvo, che era di Barcellona, di Sicilia, e che aveva conoscenze in quel territorio dove poi Orazio si rifugiò. La storia si fa sui documenti e anche le microstorie si fanno sui documenti. Dopo qualche tempo è saltato fuori che Orazio e i suoi fratelli, cioè il suo fratello, il superstite, e la sorella Faustina, avevano un nipote, il quale si chiamava Leonardo. Siccome i fratelli erano quelli che erano, 1, 2, 3, quindi Stefano, che era sacerdote, Orazio, che poi fa il medico, e Fabio, che fa la fine che fa, non c'è dubbio che Leonardo fosse figlio di Fabio. Che avrà fatto Orazio? Ha consegnato la prossima a diventare vedova, moglie del fratello, e il piccolo che era nato da questo matrimonio ai parenti di lei, ed è stato accolto con simpatia, con gratitudine, perché che ci stava a fare questa giovane? Doveva essere giovanissima, perché se Fabio muore a 22 anni la sua sposa avrà avuto 16 anni. Molto tempo dopo, nel 1653, il vecchio Orazio compra dalla vedova di Leonardo la casa che loro avevano a Milazzo e li fa venire qui a Tropea, perché l'atto si stipula qui a Tropea, presso il notaio Giambattista Cimino. E evidentemente sono suoi ospiti. Lui sente il bisogno di soccorrere questa vedova e suo figlio, che si chiama Giuseppe, questo ragazzetto, e ad accompagnarli c'è il nonno materno, che viene anche lui, quindi proprio è un ricongiungersi in famiglia. E evidentemente ci saranno stati anche dei patti: io faccio questo, poi vediamo, eccetera, eccetera. Una curiosità: esiste un ramo della famiglia Fulci che si stanziò a Catania, tutti medici, una dinastia di medici, una cosa incredibile. Noi abbiamo avuto come medico Orazio, poi ciao, la medicina ce la siamo completamente dimenticata. Siamo passati invece alla giurisprudenza. Io ho dilazzato perché mi sono orientato verso la filosofia, che amo profondamente. Dunque, altri elementi che fanno pensare alla solidarietà che Tropea ha espresso? Sì, senz'altro. Un nostro cugino, che purtroppo non c'è più, e che era un avvocato e soprattutto era uno che amava molto la storia del diritto, passò qui da Tropea e trovò un documento del quale parlò con noi. Questo documento si conservava tra le carte della famiglia Bragò e raccontava che a Tropea si era fatta una colletta per riscattare Fabio. Ecco, il medico Branca di Castrovillari pagò, se non sbaglio,
per il proprio riscatto e altri pagarono per sfuggire a questa sorta di persecuzione prima e poi di pesante castigo dopo, e quindi fecero questa colletta, misero insieme dei denari, c'era in mezzo anche un pezzo d'argento, e la famiglia Bragò mise a disposizione un corriere. Perché la famiglia Bragò? Perché la famiglia Bragò, che è una delle più importanti, era una famiglia nobile fuori del seggio di Tropea. Questo che cosa significa? L'ho capito dopo, prima avevo capito tutt'altro. Vuol dire che pur non risiedendo a Tropea, quando però venivano a Tropea, avevano il diritto di considerarsi come se fossero stati patrizi di Tropea e quindi facenti parte del seggio di Tropea. Vuol dire un potere notevole. E avevano castelli per tutto il territorio. Chiaramente, andando di castello in castello, questo povero giovane che gli doveva dar giù con il cavallo portava questo carico sperando di salvare Fabio. Forse era stato un suo compagno di giochi, io non lo so. Chi lo sa? Congetture. E sulle congetture non si fa la storia. Però sulle congetture, che devo dire? Io faccio anche lo scrittore a tempo perso. Insomma, certe cose mi commuovono. Arrivò che non era in tempo. E non era in tempo per un motivo molto semplice. Che le quattro navi che erano attraccate al largo non erano per lui in alcun modo raggiungibili, perché i cavalli possono correre, ma col mare non ci combinano. Probabilmente vide salire a bordo delle quattro navi i padri confortatori, i quali raccolsero le ultime parole, diedero il viatico a questi poveri giovani, erano tutti giovani. E pare che uno di questi giovani rifiutasse i conforti religiosi. Pare che non fosse Fabio, pare che Fabio morisse con i conforti religiosi. Insomma, è triste, è triste. E certo, come la città di Tropea aveva in qualche modo omaggiato il fratello maggiore, il quale poi sarà lui a insistere per ottenere che la persona che aveva catturato il fratello venisse dichiarata eretica. Giulio Soldaniero fu condannato per eresia. Poi, pagando, e questo lo racconta anche Campanella, dice che Soldaniero pagò 3.000 scudi più l'anima per salvarsi, per farsi togliere la scomunica, ecco, era la scomunica. Io chiedo scusa a Don Ignazio, sono poco competente su determinate cose. Mi è tornata alla mente la corretta dizione, la scomunica, era stato scomunicato. Evidentemente questo rientrava nei disegni di Stefano. Tutte queste cose ci toccano e capisco anche la fortuna che poi riuscì a fare l'unico fratello rimasto in vita, vale a dire Orazio Fulci, al quale è dedicata qui a Tropea una strada. Allora un momentino, come mai questo tizio si dedica a una strada? Ma che ha fatto? Chi era? Cerchiamo allora di capirci anche su questo punto. Che i tropeani avessero benevolenza nei confronti di questo loro concittadino è vero, però è anche vero che questo concittadino si diede da fare. Si diede da fare, ottenne la condotta medica a Santa Lucia del Mela, probabilmente perché lo stesso vescovo Tommaso Calvo lo aveva affidato alla persona giusta, una persona che a Santa Lucia si sapeva ben muovere,
era uno che sapeva scrivere. Scrivere non è facile, perché chi scrive e si deve anche relazionare con le autorità deve sapersi far capire, deve avere uno stile un po' stringato, perché le autorità si stufano a leggere i periodi lunghi, complessi. Quest'uomo aveva questo dono. Io ho letto alcuni dispacci che mandava al tribunale del Real Patrimonio a Palermo e avevano efficacia, non c'è niente da fare. Non era siciliano, perché scriveva in un modo che del siciliano non ha nulla. A un certo punto se ne esce con un'espressione di questo genere: qui sa stato, S apostrofo H-A. Uno dice, in Sicilia non si è mai usata un'espressione di questo genere, un passato prossimo. Sapete che c'è stato un araldista che si chiamava Galluppi, parente del filosofo Galluppi, e il quale conosceva molto bene la storia di Santa Lucia, e lui dice che la famiglia Guidotti, il personaggio portava questo cognome, era originaria di Bologna, di Ferrara o forse di Firenze, fate la vesca. Comunque certo non era una famiglia siciliana. Torniamo a quello che prima Francesco diceva dei medici di Tropea, perché è molto importante. E anche qui c'è un aspetto umano. La scuola medica di Tropea nasce e deve molto ai fratelli Boiano. I fratelli Boiano, i quali, alleandosi alla famiglia Guarna, crearono un ospedale che era estremamente importante qui a Tropea. Che cosa facevano i fratelli Boiano? Erano chirurghi, e come chirurghi avevano inventato o comunque perfezionato la tecnica della rinoplastica, cioè aggiustavano i nasi, che era una cosa che, insomma, a tanti piaceva. Uno si trova con il naso deturpato, vai dai fratelli Boiano e te lo sanano. Poteva accadere per duelli, pare che qualcuno abbia perso il naso anche nella famosa battaglia di Lepanto, ma accadeva anche perché all'epoca si era diffuso quello che in Italia si chiamava mal francese, che produceva anche effetti di questo genere, e che in Francia si chiamava male italiano, perché chiaramente da buoni cugini ci si scambiano i complimenti. Però i fratelli Boiano, per ragioni che appartengono alla storia della nostra cultura, anche della nostra religione, direi alla storia della Chiesa Cattolica, con il Concilio di Trento non si ritiene più che sia nobile dedicarsi all'arte della rinoplastica e dell'aggiustar nasi. E quindi la scuola medica di Tropea viene in qualche modo buttata giù. Che cosa fanno i medici di Tropea? I medici di Tropea cercano di far morire piano piano, l'onore della famiglia Boiano, mettendoci più paracaduti possibile. Da che cosa si capisce questo? Ma intanto ci sono i fratelli Bongioanne. Fratelli Bongioanne che abitano nella stessa casa che era stata dei Boiano, e che montano lo stesso scudo dei Boiano, però sono medici laureati, e viene alla mente che forse Boiano e Bongioanni possano somigliarsi fra di loro. Del resto, i fratelli Boiano erano anche chiamati i fratelli Vianeo, e tutti sappiamo che nel nord Italia Vianello sta per Giovannello. Quindi, insomma, forse volo di fantasia, ricamo di fantasia, però è possibile che ci fosse effettivamente una stretta parentela
tra questi medici illustri e coloro i quali avevano in precedenza abitato nella loro stessa casa. L'ultimo dei fratelli Boiano, Roberto, che si ostinò a praticare ancora la rinoplastica, venne sepolto fuori dello spazio consacrato del cimitero di Tropea. Dico male, Don Ignazio, mi pare che questo si fosse trovato proprio nell'archivio diocesano, o mi sbaglio? No. Ti risulta? Dico fuori dell'area consacrata. All'epoca seppellivano. Questo è giustissimo. All'epoca seppellivano. Allora ho detto una stupidaggine. Capita anche nelle migliori famiglie, chiedo scusa, però io così ricordavo che fosse stata negata la sepoltura cristiana a Roberto Roberto, come si chiamava? Boiano, Roberto Boiano. Poi chissà da dove m'era venuta questa indicazione. Dunque, a parte Orazio Fulci, c'era qui, ed era un medico molto importante, Giulio Cesare Comerci, che se non sbaglio tu hai ricordato, è stato ricordato da qualcun altro. Ed era anche parente dei Boiano. Perché questi medici tengono tutti a vantare il titolo di dottore? Beh, perché appunto i tempi sono cambiati e bisogna trasformarsi da chirurghi in medici. Orazio, nei documenti notarili, si presenta come artium et medicina doctor. Che cosa vuol dire questa espressione? Vuol dire che lui aveva studiato le arti, cioè la logica e la metafisica, e poi aveva anche studiato medicina. Può darsi un trattato di scienze naturali e uno di medicina propriamente detto. Era questo il modo in cui si formava all'epoca il medico. E in un documento ufficiale Orazio viene definito doctor physicus, che è la dizione ufficiale per indicare il medico che è dottore, il medico che è laureato o che comunque ha acquistato i gradi dottorali, che potevano essere conferiti anche da un istituto che non fosse una università. Per esempio, un collegio di gesuiti aveva titolo e anche credo il seminario. Non lo so, perché ad esempio c'è il dottore Nutroque, che è licenziato anche dal seminario, e il dottore in medicina, come ho spiegato prima, che può essere anche lui licenziato dal seminario. Oltretutto, i corsi universitari erano paralleli, per quanto riguarda anche l'età degli studenti, al seminario. Cioè, sappiamo benissimo di grandi personaggi della letteratura, della cultura del Cinquecento, i quali si laureavano a 17-18 anni nelle università, il che vuol dire che il corso universitario era in qualche modo alternativo a quello che si faceva nel seminario. Che il seminario conferisse gradi dottorali è per me una certezza. Se mi sto dilungando, sindaco, me lo dica. Quando arriviamo alla mezz'ora mi faccia un cenno, perché però me l'ha fatto già cortesemente l'avvocato Scrogli, che ringrazio assieme al mi unisco in questo alle parole che ha detto in apertura di discorso il sindaco, e mi occorre anche ricordare che la mamma di Fabio
e di Orazio fosse Porzia Scrulli, e che molti dei documenti, dei contratti notarili che interessano Orazio e i suoi fratelli si trovano proprio tra le carte del notaio Francesco Scrulli, diretto antenato dell'avvocato. Dico bene? D'accordo. Allora, io qui mi interrompo. E a chi devo cedere la parola? Penso al sindaco, che fa da conduttore. Adesso andiamo avanti. Allora, adesso manderemo i contributi del dottor Ettore Sechi e a seguire dell'ambasciatore Marraponi. Quindi dovrei... L'ambasciatore Fulci ha formato durante la sua lunga e luminosa carriera. Avevo comunque, avvocato, accennato prima al dottor Sequi, alla sua lettera di commiato, quindi che in questo suo contributo, in questo suo racconto, illustrerà e ci arricchirà. Quindi se possiamo mandare il contributo e verifichiamo l'audio se va... Buonasera a tutti e soprattutto a Claris. Sono molto lieto di prendere parte a questa cerimonia di conferimento postumo della cittadinanza onoraria tropeana all'ambasciatore Francesco Paolo Fulci. Ringrazio molto il sindaco di Tropea e gli organizzatori di questo evento per l'invito a rendere una mia breve testimonianza sulla figura di un grande italiano, di uno straordinario diplomatico, di un grande patriota. Saluto tutti i relatori e partecipanti. So che oggi sono stati raccontati episodi importanti della storia della famiglia Fulci, le cui antiche origini sono radicate proprio in questa meravigliosa parte di Calabria. Episodi che già molti secoli fa si legarono a doppio filo con le vicende del nostro paese e che ben rappresentano la tempra e molte altre qualità che resero poi la diplomazia dell'ambasciatore Fulci leggendaria. Leggendaria come ebbe modo di definirla a suo tempo la segretaria di Stato americana Madeleine Albright, anch'ella recentemente scomparsa. L'ambasciatore Fulci era giustamente molto orgoglioso di questo suo retaggio familiare, che spiccava per ingegno e per impegno in nome e per conto dello Stato, ma anche per coraggio e direi perfino per ardimento. Lo considerava uno sprone ad agire per il bene dell'Italia, perché il mondo riconoscesse al nostro paese tutto il giusto prestigio e il giusto rispetto che merita. Ricordo infatti che al culmine della sua esperienza di rappresentante permanente d'Italia a New York, l'ambasciatore Fulci rilasciò una lunga intervista a uno dei principali quotidiani nazionali, Corriere della Sera. Volle spiegare la determinazione con cui perseguì, e con grandissimo successo, l'obiettivo di sventare una riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, certamente irriguardosa e lesiva dei nostri interessi, oltre che antidemocratica. Per questo si attirò molte invidie e qualche minacciosa inimicizia, che spesso malcelava una profonda ammirazione. Disse, e lo cito: mi chiedono chi me lo faccia fare. Io rispondo: una famiglia che dal 1882 ha dato al paese un ministro, un sottosegretario, un senatore in carica per oltre mezzo secolo e mio padre, due volte deputato liberale. Studiavo con Gaetano Martino, rettore e poi ministro degli esteri, padre dell'ex ministro Antonio Martino. Non voglio avere la vergogna di essere da meno di quella classe dirigente. Loro, malgrado la guerra perduta, seppero portare l'Italia nell'ONU, nella NATO, nell'Europa comune. Sono testardo? Il mio antenato Fabio Fulci fu coinvolto nella congiura antispagnola di Tommaso Campanella nel 1599, torturato e poi giustiziato. Fine citazione. Ecco, in queste parole, cariche di orgoglio, c'era tutto l'ambasciatore Fulci.
Egli è stato per me molte cose, un mentore, un condottiero di altre epoche, un esempio di rigore professionale e nobiltà d'animo nel senso più pieno del termine, persino un patriota risorgimentale, audace, arguto, talvolta temerario, coinvolgente e leale. Di questi e molti altri pregi sono stato testimone diretto negli anni in cui ho avuto il privilegio di esserne uno dei più stretti collaboratori. Fulci fu soprattutto maestro ed esempio per me e per una generazione, anzi più generazioni di colleghi alla Farnesina. Il nostro, quello dei Fulci Boys, fu quasi un servizio militare, nel senso più nobile dell'espressione, perché ci educò all'onore di dedicarsi anima e corpo al bene dell'Italia, alla tutela degli interessi nazionali, al non sentirci inferiori a nessuno, fieri e consapevoli della nostra storia, ma senza restarne prigionieri, perché non ci si può fermare quando si vuole costruire il futuro del Paese. Apprendemmo che nessuna impresa si realizza senza fatica quotidiana, disciplina e meticolosa preparazione, mantenendo l'iniziativa e la costanza nei propositi, ma anche migliorando i metodi di lavoro, aprendosi all'innovazione, alle nuove tecnologie, alla creatività, cosa che è impossibile fare se si rinuncia a rimanere curiosi e se si rinuncia a mettersi in gioco. Tra i mestieri che ho dovuto imparare per far fronte alle richieste dell'ambasciatore Fulci ci furono l'ingegnere, l'architetto, perfino competenze indispensabili per strappare al riluttante segretariato delle Nazioni Unite l'assenso a collocare la bellissima, ma anche pesantissima, 8 tonnellate, scultura sferica di pomodoro dinanzi al Palazzo di Vetro. Un'altra è stata collocata, come forse sapete, nella piazzale della Farnesina, richiamando così un legame ideale tra Roma e New York, che è un tratto fondamentale della nostra politica estera. In quegli anni incredibili che chiusero lo scorso millennio, prevalemmo in ben 27 competizioni elettorali all'ONU su 28 tentativi, un record imbattuto tuttora, che alimentò la fama di invincibilità dell'ambasciatore Fulci. Pensate che all'epoca c'erano molti altri importanti ambasciatori stranieri costretti ad ammettere, sconsolati, che se si presentava l'Italia bisognava pensarci bene prima di candidarsi, perché si rischiava di perdere. Imparammo anche che nell'esercizio dell'arte diplomatica, che pure è fatta di astuzie e trattative serrate, non deve mai mancare uno spirito cavalleresco di fondo, che non significa cortesia di maniera o, peggio, remissività. Significa piuttosto accettare le regole e i verdetti della competizione, e ciò sapendo che tutti concorrono per vincere, che nessuno fa sconti e che è giusto così. Significa franchezza nella fedeltà agli alleati e rispetto per gli avversari leali, durezza con chi sceglie di non esserlo. E lui ci insegnò la costante, particolare attenzione agli stati più piccoli, spesso trascurati, snobbati perfino da quelli più importanti. Sempre strenuo fautore di una visione più democratica dell'organizzazione, che tuttora resta l'architrave della posizione italiana, e di un ampio gruppo di altri paesi sulla riforma delle Nazioni Unite, di cui egli fu indiscutibilmente il leader. L'ambasciatore Fulci insisteva sempre sul valore della coesione per il raggiungimento di obiettivi condivisi, la forza della squadra, nella responsabilizzazione di ogni componente deve venire prima di tutto. Ci ripeteva spesso che nessuna battaglia, per quanto difficile, potrà essere persa se la squadra è unita. E ci diceva che dovevamo essere noi per primi a saper rappresentare all'estero l'immagine di un paese compatto attorno ai propri interessi nazionali. Proprio non tollerava quella sindrome che talvolta colpisce noi italiani, e cioè la autoflagellazione. Non bisognava indulgere in commiserazioni personali o nazionali, anche dinanzi alle più grandi difficoltà. Spesso, per motivarci, si diceva frasi del tipo «Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso». Questa frase diceva di averla appresa direttamente dalla First Lady Eleanor Roosevelt nei suoi anni di studio in America. Oppure citava Vittorio Emanuele Orlando, quando questi,
condannava il vezzo italico che definiva di servilismo verso lo straniero. Concludo ringraziandovi ancora una volta per questa iniziativa. Sono certo che l'ambasciatore Fulci sarebbe stato molto felice di ricevere la cittadinanza onoraria di Tropea. Amava la storia che essa rappresenta per la sua famiglia, amava il mare e le bellissime coste del nostro paese qui in Calabria, come quelle della sua Sicilia. Grazie anche per avermi offerto l'occasione di condividere con voi i miei ricordi, solo pochi, tra i tanti, di esperienze veramente memorabili. Confido che possano essere fonte di ispirazione per tutti voi, anche per quanti non ebbero la fortuna di conoscerlo personalmente. Auguro a tutti una buona serata, ogni successo nel proseguo della cerimonia e desidero inviare un saluto caloroso, memore, affettuoso a Claris. Con la lettura della motivazione deliberata in Consiglio Comunale, per la quale viene concessa alla memoria dell'ambasciatore Fulci la cittadinanza onoraria della città di Tropea. Grazie. Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Cittadinanza onoraria alla memoria di Francesco Paolo Fulci. Scomparso all'età di 91 anni, il 21 gennaio 2022, Francesco Paolo Fulci è una delle personalità di spicco del Novecento. La sua levatura di diplomatico rimane insuperabile al punto da essere definita leggendaria dall'ex segretario di Stato americano e ambasciatrice Madeleine Albright. Siciliano di Santa Lucia del Mela, comune della città metropolitana di Messina, ha avuto un'eccellente formazione culturale con un master al Columbia University. Entrato nella carriera diplomatica nel 1956, ha rappresentato l'Italia nelle sedi più prestigiose. Dal 1976 al 1980 è stato capo della segreteria della segreteria del Presidente del Senato Amintore Fanfani e nella prima metà degli anni Ottanta ambasciatore in Canada. Dopo aver diretto il CESIS, il comitato che coordina i servizi segreti italiani, tra il 1991 e il 1993, gli anni di Mani Pulite, delle stragi di mafia con l'uccisione di Falcone e Borsellino e della Falange Armata, è divenuto rappresentante permanente dell'Italia alle Nazioni Unite. In questo ruolo, che ha svolto dal 1993 al 1999 e che eccezionalmente il governo ha prolungato di 2 anni dopo il raggiungimento dei limiti di età, non ha esitato a dare dura battaglia alla riforma del Consiglio di Sicurezza, che avrebbe compreso solo alcuni paesi escludendo l'Italia, battaglia pienamente vinta. Alle Nazioni Unite ha fondato il Coffee Club, diventato ora Uniting for Census. Consensus, organismo che ancora oggi si batte per un Consiglio di Sicurezza più democratico e rappresentativo. La squadra che allora lo sosteneva, i Fulci Boys, contava futuri ambasciatori e persino ministri, tra tutti ricordiamo il segretario generale della Farnesina, Ettore Sequi. Grazie a loro e all'impareggiabile abilità relazionale che gli era tipica, l'Italia ha vinto 27 elezioni su 28 al Consiglio di Sicurezza. Fulci è stato per 2 volte presidente di turno del massimo organo di governo politico dell'ONU, nel 1995 e nel 1996. Nel 1997 il primo degli eletti del Comitato ONU per i diritti del fanciullo, a Ginevra, e nel 1999 presidente dell'ECOSOC, primo italiano a far parte dell'organismo dell'ONU per lo sviluppo economico e sociale. Al termine della carriera diplomatica ha contribuito alle relazioni internazionali del gruppo Ferrero, di cui è stato presidente dal 2011 al 2019. È stato insignito di numerose onorificenze e di 3 lauree ad honorem in prestigiose università nordamericane. Fulci è stato un gentiluomo di altri tempi, proiettato verso il futuro con straordinaria lungimiranza, un infaticabile servitore dello Stato, una personalità creativa e propulsiva, che con la sua tenacia ha contribuito in modo decisivo alla tutela degli interessi dell'Italia nella politica internazionale. Ha educato al senso d'appartenenza, all'orgoglio della storia d'Italia e alla consapevolezza di dover costruire ogni giorno, con l'impegno e la perseveranza, il futuro del nostro Paese. Ha trasmesso i valori del rispetto per gli avversari, della franchezza e della lealtà, della coesione e dello spirito di gruppo.
Ammirevole anche la sua attenzione ai paesi più piccoli, spesso trascurati, e a quelli più poveri del mondo, non di rado sfruttati e abusati, così come la sua strenua lotta contro ogni forma di povertà. Francesco Fulci è legato alla nostra città in maniera significativa per le sue radici tropeane. I suoi antenati hanno dato lustro alla nostra storia spiccando per le comuni doti di coraggio, intraprendenza, impegno civile e professionale. Ripercorriamo a volo d'uccello le antiche e affascinanti vicende che suggellano tale affinità. Secondo la testimonianza del conte Antonino Scrugli, i Fulci, così come gli Scrugli, sarebbero arrivati a Tropea ai primi del 300, al seguito di Carlo d'Angiò. Inizialmente il cognome era Fulci. Il primo della famiglia di cui si hanno notizie precise è Tommaso, che nel 1550 aveva sposato Porzia, appartenente agli Scrugli, la famiglia più in vista del seggio degli onorati del popolo, che amministrava la città insieme al seggio dei nobili nell'ambito dell'organismo chiamato antico sedile. Anche il Fulci era nel ceto degli onorati e così il figlio medico Orazio. Un altro figlio, Fabio, affascinato dagli ideali di libertà di Tommaso Campanella, aderì alla congiura da lui promossa che sarebbe stata duramente repressa dagli spagnoli e gli sarebbe costata la vita a soli 22 anni. La tragica e prematura morte di Fabio disgregò la famiglia e Orazio andò in Sicilia. Nel 1599 lo troviamo a Santa Lucia della Piana di Milazzo, oggi del Mela. A comprovarlo vari documenti, tra cui quelli relativi ai battesimi di due bambini delle nobili famiglie Puleio e Patti, che annoveravano anche i rami collaterali di due casati patrizi tropeani, i Galluppi e i Carrozza. Orazio trasformò il suo cognome in Fulci e nel 1607 tornò a Tropea, dove risulta incluso tra i più illustri medici della città, che proprio in quei tempi viveva l'esperienza straordinaria dei fratelli Vianeo, antisegnani della rinoplastica. Orazio venne accolto nell'antico sedile dei nobili e degli onorati del popolo in rappresentanza dei medici. L'amministrazione nei confronti dell'ambasciatore delle grandi battaglie ONU è immensa. L'ammirazione nei confronti dell'ambasciatore delle grandi battaglie ONU è immensa. La grandezza dell'uomo è eccezionale e come tale degna di essere additata quale esempio e riferimento a tutti noi, oltre che alle giovani generazioni. Al di là dei grandi meriti conquistati sul campo, colpisce la sua classe, il suo rispetto per l'altro, l'acume e l'umiltà del servitore dello Stato, che contrasta ogni forma di strapotere e di arroganza. L'orgoglio di italiano che supera le derive sterili dell'autoflagellazione e dell'autocompiacimento, riconoscendo il bisogno di impegnarsi con disciplina, perseveranza e preparazione, per costruire ogni giorno il futuro del Paese. Emoziona la sua vicinanza ai popoli più bisognosi, d'attenzione, perché fuori dalle grandi sfere del potere e il suo desiderio di combattere la povertà, affascina altresì il suo legame con Tropea, che non è marginale, coinvolgendo i vincoli familiari e il valore indiscutibile dei suoi congiunti, che si impegnarono nel governo cittadino e maturarono sogni di libertà così grandi da comportare il sacrificio della vita. Conferendo la cittadinanza onoraria di Tropea alla memoria di Francesco Paolo Fulci, si vogliono additare alla comunità i valori che lo hanno sempre contraddistinto e si desidera recuperare una pagina importante della nostra storia, restituendolo alla memoria comune quale segno di un passato glorioso da onorare, costruendo un presente e un futuro che possano suscitare altrettanta ammirazione nei tropeani che verranno. Prova, credo si senta. Si sente? No, signor Sindaco, mi vorrei esprimere a nome della famiglia una profonda riconoscenza per questo evento, per questo riconoscimento della cittadinanza postuma a mio padre e per le belle parole che avete speso sulla sua persona, quelle che hanno speso anche i miei colleghi, il vertice dell'amministrazione della Farnesina, che a mio avviso, ecco,
di figlio primogenito sono meritate. E, dicevo, se lui fosse qui, sicuramente proverebbe una grande emozione, come lo sto provando io adesso, profonda riconoscenza, dicevo, e gratitudine, perché, ecco, non capita spesso di ricevere simili riconoscimenti. Poi per una passione che ci aveva, per la ricerca della sua famiglia, per questa città, che amava moltissimo, e sicuramente si sarebbe emozionato sentendo le parole di Ludovico, di Giorgio Fulci, che è stato sincero. Non so se davanti a lui sarebbe stato altrettanto sincero, questo me lo chiedo. Però, bisogna ammetterlo, è stato un momento commovente. Poi vorrei ringraziare anche Ottavio Scrugli, veramente promotore di questo evento, insomma, senza lui, senza suo interesse anche per le nostre famiglie non ci sarebbe stato. Vorrei ringraziare il professor Campenì per la sua analisi storica di grande interesse, e a questo proposito vorrei dire che a mio avviso la storia dei borghi, di questi borghi così belli come quello di Tropea, forse è poco nota. Direi che la storia del Mezzogiorno è poco nota nelle scuole, all'università, non lo so. Forse andrebbe fatto uno sforzo ulteriore. E ecco, grandi sindaci come lei, sono sicuro che sapranno dare la dovuta importanza, la dovuta rilevanza alla storia dei borghi, così, una storia così ricca, che svela i ruoli che hanno avuto le famiglie italiane anche in passato. E lei, signor Sindaco, ricordava l'importanza dei valori. Ecco, Ettore Sequi ha citato qualche uno di essi, ha citato lo spirito di squadra. Una cosa che mi ripeteva anche mio padre spesso era: il segreto del successo è la costanza del proposito. Penso che facesse riferimento proprio a questo quando è intervenuto all'inizio. E la squadra. E la squadra è fondamentale. L'hanno detto appunto i nostri miei colleghi. Pensate che in occasione del suo 90° compleanno, dopo più di 20 anni, 22 anni, i suoi colleghi hanno realizzato questa pubblicazione che rende di omaggio. E sono sicuro che se fosse stato qui si sarebbe accorto di quanto è migliorata Tropea, di quanto è più bella, e sicuramente le avrebbe dato il dovuto merito a lei e alla sua squadra. Valori e squadra portano lontano, come si dice. Quindi è un augurio che faccio alla sua squadra, che faccio anche alle forze dell'ordine qui presenti. Ad maiore. Esaltare quelli che sono stati grandi uomini, grandi personaggi. Ci stiamo lavorando tanto, ci abbiamo lavorato tanto, e devo dire con successo, perché il successo di Tropea negli ultimi 3 anni parte da quello. C'è il mare bellissimo, Tropea era conosciuta e riconosciuta come località balneare d'eccellenza, però mancava qualcosa, mancava una cornice importante che rendesse onore a quella che è la nostra storia, una storia molto importante, fatta da uomini eccezionali. Suo padre sicuramente è uno degli ultimi uomini che ci lascia, ma comunque ha mantenuto un legame molto forte con la città e ci ha dato tanto. Io spero e spero che la città si appropri di questi valori importanti, a cominciare dall'onore e dalla consapevolezza di quello che si può fare e si deve fare da come servitore dello Stato. Quindi in ogni ruolo è importante darsi da fare, qualsiasi esso sia, è importante dimostrare di essere dei bravi cittadini, soprattutto se si svolgono
ruoli importanti. Io ce la metterò tutto, spero di rendere onore a chi insomma ha dato tanto all'Italia e ci ha insegnato tanto. Quindi adesso però è una cosa che grazie per essere stato con noi. Grazie. Grazie per essere stato qui.